dalla seconda lettera di San Pietro Apostolo. Questa, o carissimi, è già la seconda lettera che vi scrivo, e in tutte e due cerco di ridestare con ammonimenti la vostra sana intelligenza, perché teniate a mente le parole già dette dai santi profeti e il precetto del Signore e Salvatore trasmessosi dagli Apostoli. Questo anzitutto dovete sapere, che verranno negli ultimi giorni schernitori beffardi, i quali si comporteranno secondo le proprie passioni e diranno: dov'è la promessa della sua venuta? Dal giorno in cui i nostri padri chiusero gli occhi, tutto rimane come al principio della creazione, ma costoro dimenticano volontariamente che i cieli esistevano già da lungo tempo e che la terra, uscita dall'acqua e in mezzo all'acqua, ricevette la sua forma grazie alle parole di Dio, e che per queste stesse cause il mondo di allora, sommerso dall'acqua, perì. Ora i cieli e la terra attuali sono conservati dalla medesima parola, riservati al fuoco per il giorno del giudizio e della rovina degli empi. Una cosa però non dovete perdere di vista, carissimi: davanti al Signore un giorno è come mille anni e mille anni come un giorno solo. Il Signore non ritarda nell'adempiere la sua promessa, come certuni credono, ma usa pazienza verso di voi, non volendo che alcuno perisca, ma che tutti abbiano modo di pentirsi. Il giorno del Signore verrà come un ladro. Allora i cieli con fragore passeranno, gli elementi consumati dal calore si dissolveranno e la terra, con quanto c'è in essa, sarà distrutta. Sia lodato, adorato, ringraziato ogni momento. Santissimo e benissimo sacramento. Oggi è la festa della cattedra di Pietro, noi stiamo ancora meditando durante queste adorazioni sulle sue lettere. Questa è la seconda, siamo quasi alla fine, la prima parte del terzo capitolo, sentendo nella bocca di Pietro l'eco fedele della parola dell'insegnamento di Gesù. Lo sfondo del messaggio di questa sera, della meditazione di questa sera, è quello che dà il titolo a questa ora santa: Dio non mente ed è fedele. Il senso dell'esortazione che San Pietro rivolge ai suoi, ricordandogli che era già la seconda lettera, proprio questo. E il contesto è evidente, no? Dov'è la promessa della sua venuta? Come noi tuttora oggi, quando celebriamo la Santa Messa, dopo il mistero della fede, diciamo insieme: annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Quando tornerà nella gloria il Signore? Noi non lo sappiamo, sappiamo però che tornerà. C'è una parte delle cose che noi conosciamo dalla fede che, come insegna la Chiesa e come un po' di tempo fa ha ricordato il Papa nella catechesi del mercoledì dedicata alla speranza, è oggetto di speranza, cioè la speranza è l'attesa di beni che Dio ha promesso e che, se anche se noi non li vediamo attualmente, certamente arriveranno. Qui parla di schernitori e beffardi, che appunto si prendono in gioco delle persone, degli uomini e delle donne di fede che confidano nell'adempimento delle promesse del Signore e, irridendo loro, irridono Dio. Sono quelli chiamati proprio nella Sacra Scrittura i beffardi, ecco, gli schernitori o gli stolti, quelli che pensano possa essere lecito farsi beffe dell'Altissimo e delle sue promesse.
qui San Pietro mi rivolge molto quanto un'esortazione che vale anche per noi, ricordando alcuni passaggi fondamentali, no? Ecco. Pensiamo innanzitutto al fine, dice: cerco di ridestare con ammonimenti la vostra sana intelligenza. Punto primo, ecco. Intelligenza sana, ecco. Intelligenza sana vuol dire intelligenza non deviata. Noi dobbiamo sempre pensare che la fede, le cose della fede, non sono discorsi da sciocchi o da persone poverette, ignoranti, che, dato che non sanno le cose, devono dare delle spiegazioni religiose ai problemi. Invece oggi sappiamo che ci sono le spiegazioni serie, che sono quelle scientifiche, quindi della religione possiamo farne a meno, come se la religione fosse una cosa da sciocchi o da bambini. Ecco, invece la cosiddetta scienza, di cui in molti si riempiono la bocca, sia cosa da adulti. Ma non è così. Perché le cose della fede non sono cose da sciocchi, ecco, o da persone di piccola intelligenza, perché quando si entra dentro le cose di fede si capisce che c'è una sapienza, un'intelligenza dentro la realtà conosciuta dalla fede, veramente straordinaria e superiore. L'intelligenza deve essere sana, quindi non deve essere malata, non deve essere mal adoperata dall'uomo, non deve essere piegata o strumentalizzata a difendere posizioni, atteggiamenti e comportamenti assolutamente infondati. Dio è amico dell'intelligenza, non prestiamo mai il fianco a quelli che dicono che la fede e la ragione sono due cose nemiche. Bisogna leggere San Giovanni Paolo II, un'enciclica un po' difficile, però molto importante, che è la Fide et Ratio, dove proprio il Papa spiegava come la fede e la ragione si complementano l'uno con l'altra, vanno in cerca l'una dell'altra. Ecco, perché noi non dubitiamo che il Signore tornerà? Perché ce l'ha detto Lui. E Lui chi è? Lui è il Figlio di Dio fatto uomo. E noi perché crediamo che è il Figlio di Dio fatto uomo? Non certo perché ce l'ha dimostrato in senso stretto, ma perché ce l'ha detto, e però quello che ha detto l'ha accompagnato con dei segni forti. Noi dobbiamo sempre rimanere attenti. Gesù ha fatto miracoli, Gesù ha risolto dalla morte per virtù propria, Gesù leggeva i cuori, Gesù conosceva il futuro, l'ha dimostrato durante il Vangelo, no? Sono tutte quante prerogative divine. Quindi se Gesù ha detto una cosa, quella cosa certamente accadrà. Ha specificato quando tornerà, figuriamoci, nel Vangelo ha detto che non lo sa neanche il Figlio, ma soltanto il Padre, certamente non alludendo alla sua ignoranza divina, ma parlando, non lo sa il Figlio in quanto uomo, per dire che questa è una cosa che Dio ha potuto veramente blindare. Ecco perché non dobbiamo mai credere a quelli che predicano la fine del mondo, cose di sciocchezze di questo genere, perché è una cosa proprio blindata, cioè non la sanno neanche gli angeli del cielo. Quindi è cosa che la divinità ha voluto lasciare a se stessa. Io personalmente penso che gliel'abbiamo detto soltanto alla Madonna, perché Dio per la Madonna non c'ha segreti, anche se non c'è scritto nel Vangelo, questo è il mio primo pensiero, ma il resto non lo sa nessuno. Però Gesù ha detto che verrà, quindi posso, sono passati 2000 anni, non è ancora venuto, ne passeranno altri 2000, ne possono passare 3000, 4000, 5000, 10000, ma questa cosa accadrà. Ecco, noi in questa meditazione dobbiamo sempre pensare che i tempi di Dio non sono i nostri. Io proprio qualche giorno fa iniziavo la Quaresima e nell'ufficio delle letture, come il sacerdote fa, cominciava la lettura del libro dell'Esodo, no? Perché nella Quaresima la Chiesa fa vedere, ecco, tutta la storia della salvezza fatta da Dio al popolo di Israele. Ma il popolo di Israele, pensate, è stato schiavo in Egitto per 500 anni prima che nascesse Mosè. E poi pensate, insomma, non so se questi avevano conservato la memoria storica oppure no. Dio aveva detto ad Abramo: guarda, che io ti porterò in una terra dove scorre latte e miele. Abramo non c'è arrivato, Isacco non c'è stato.
Giacobbe e i figli sono scesi in Egitto e sono rimasti 500 anni in Egitto. E sono tanti 500 anni, 500 anni fa, no? Era il 1518, era un anno dopo le tesi di Wittenberg e di Martin Luther, cioè era un altro mondo, era un altro... Sono tanti 500 anni, sono proprio tanti. Quindi, e un bel giorno è arrivato il giorno che è nato Mosè. Erano maturi i tempi. La divina volontà aveva risposto che Israele doveva stare nel deserto 500 anni. Perché proprio 500 e non 150, non 700? Ecco, questo lo sapremo in paradiso, dove l'hanno saputo in paradiso certamente gli ebrei che sono stati poi salvati dal Signore, no? Ecco, però attenzione ai beffardi. Ecco, una cosa fondamentale che bisogna imparare quando si sta con il Signore è che i tempi di Dio sono i suoi, cioè io questo l'ho imparato. Dio non fa mai le cose prima del tempo, tutto è sempre sotto il suo controllo, ogni cosa a suo tempo. Dio non dice una parola se non è il momento di dirla, non fa mezza cosa se non è il momento di farla, non risolve un problema se non è il momento di risolverlo, neanche manda una croce se ancora non è ora che tu la possa ricevere perché non c'hai le spalle abbastanza formate per portarla. Quindi il buon San Pietro, ecco, da grande garante, esorta i suoi fedeli, i suoi discepoli, i membri della comunità di Roma, a cui scriveva, non vi preoccupate, e fa tutta quanta la storia sacra, no? La creazione, e poi il diluvio, cioè, e poi la nuova creazione, il nuovo inizio dopo il diluvio, no? E ci ricorda un punto fondamentale, e questo vale anche, adesso lo vedremo come criterio di discernimento di tante questioni. Cioè, una cosa non dovete perdere di vista, carissimi. Davanti al Signore un giorno è come mille anni, e mille anni come un giorno solo, no? Per esempio, al termine del libro dell'Apocalisse parla Gesù, dopo l'ultimo capitolo del libro della Sacra Scrittura, e dice: ecco, io vengo presto. Lo dice Gesù. Scusate, io vengo presto, se uno leggeva quelle cose nell'anno 130, per esempio, no? Poco dopo che San Giovanni lo scrisse, che pensate? Io vengo presto, beh, quindi era una decina d'anni, tornerà il nostro Signore, sono già 100 anni che è morto e risorto, stiamo già un po' in ritardo, giusto? E poi stiamo nel 2018, ancora non è tornato. E cosa dice però? Questo è un passo tipico dei Salmi, no? Dell'Antico Testamento. Davanti a Dio un giorno è come mille anni, e mille anni è come un giorno solo. Quindi se Dio si mette a calcolare il tempo suo, da quanto tempo è risorto Gesù? Non sono manco 2 giorni, perché stiamo nel 2018, lui sarà risorto intorno all'anno 30. Sono passati manco 2 giorni, è passato 1 giorno e mezzo. Beh, presto ci stiamo ancora 1 giorno e mezzo. Quindi... bisogna stare sempre molto attenti, no? L'anno scorso è stato il centenario di Fatima, no? Fatima, la Madonna, Fatima è un'apparizione tranquilla di cui possiamo parlare, ha predetto anche tante cose brutte che sarebbero successe, no? E dalla fine il mio cuore immacolato trionferà. Ma ancora immacolato sembra che ancora non abbia trionfato. Allora anche qua sono passati 101 anni adesso, no? Trionferà sto cuore immacolato, non trionferà, qua ancora non si vede niente, qua non sembrano grossi trionfi in atto. Allora, se una persona è ben formata, un cuore San Pietro, cioè, la Madonna ha detto che il mio cuore immacolato trionferà, sì o no? Sì. La Chiesa ha riconosciuto l'autenticità di questa apparizione? Sì. Il mio cuore immacolato trionferà, lo ha detto in una delle apparizioni, che sappiamo che su Fatima stanno anche tanti contorni, in una delle apparizioni, dei messaggi facenti parte delle apparizioni ufficiali, sì. E quindi che significa? Significa che questa cosa accadrà. Ha detto la Madonna quando? Non ha specificato quando, ha detto alla fine di tutto questo immenso calvario, via crucis, come allora Cardinal Ratzinger commentò al terzo segreto, che anche la Chiesa dovrà fare,
guardate, quel vescovo vestito di bianco che cade ucciso in mezzo a tutta la macerie di una città in rovina, e tutti sti morti che veniva ammazzato da parte di un altro, no? Quindi una visione allegorica che profetizzava dei tempi di tribolazione. Ma il cuore immacolato trionferà sicuramente. E San Pietro dice: state attenti, non è che il Signore ritarda l'adempiere la promessa, anche perché sta perfettamente in tempo, insomma, un giorno e mezzo dalla risurrezione, come sembra tutto sto gran ritardo, no? Ecco. Ma, come certuni credono, ma usa pazienza. Quindi, perché quando il nostro Signore tornerà, il ciclo della storia è bello che è finito, sono finiti i giochi. Allora Dio normalmente usa pazienza e non anima, perché per quanto riguarda la sua volontà, lui desidera la salvezza in tutti, offre la salvezza a tutti, cerca di dare il più tempo possibile a tutti per riaccostarsi a lui, per riavvicinarsi, no? Le persone che per esempio si accostano a Dio in età un pochino matura, io ne ho conosciute tante, no? Anche dalle persone a me vicine. Magari si avvicina a Dio a 60 anni, a 70 anni, qualcuno pure più oltre. E se fossi morto quando ce n'avevi 50? Ti pigliava un infarto quando ce n'avevi 50? Ringrazio il Signore che ti ha lasciato in vita e che ti ha permesso di fare questa esperienza, no? E quindi usa pazienza, non volendo che alcuni perisca, ma che tutti abbiano modo di pentirsi. Ricordiamo sempre una cosa, una delle bestemmie più brutte che si possa dire, più brutte in assoluto, è attribuire a Dio la causa della dannazione anche di una sola anima. È una delle bestemmie più gravi che si può, molto più gravi di quelle che scappano nei momenti di rabbia, che non dovrebbero certamente scappare, o che purtroppo alcune persone, insomma, un po' ignoranti, dicono senza neanche rendersi conto di quello che dicono, fermo restando l'estrema gravità, insomma, un gesto del genere, quando prestare la bocca al diavolo. Dio vuole che tutti possano pentirsi, Dio vuole che tutti possano accogliere Gesù come Salvatore. E è paziente, è lungamine. Dio potrebbe mettere fine a tante cose brutte che noi vediamo, che assistiamo, seduta stante. Cioè, noi dobbiamo chiederci davanti a Gesù questa sera: ma io ci credo veramente che Dio è onnipotente? Cioè, che se Dio volesse fare una cosa, ma la fa subito. Se Dio vuole liberarci da un tiranno, per esempio, ma lo fa ammazzare, gli fa venire infarto, lo può fare in qualche momento, per dire, no? E quindi quando vediamo che le situazioni si protraggono, non dobbiamo stare tranquilli. Non significa che Dio le voglia, come dire, con volontà positiva, no? Magari semplicemente le tollera, le permette, ma c'è sempre dietro, profondo, di sempre, di grande sapienza che noi non comprendiamo. Ecco, ma anche su questo dobbiamo assolutamente fare sempre un atto di fede, di abbandono, di affidamento, torniamo da dove siamo partiti, fondato sulla sana intelligenza. Io sto sereno, sto tranquillo, la mia fede, San Pietro ci ha detto in altri posti, come abbiamo quasi finito, non è fondata sulle favole, sulle fole che ci hanno raccontato, cioè dei fondamenti solidi, parte dalla testimonianza anche di San Pietro e degli Apostoli, dalla credibilità di ciò che Gesù ha fatto nella sua vita e anche dalla testimonianza dei 2000 anni di santità che la Chiesa ci ha avuto. La Chiesa non ci ha avuto solo scandali, peccatori, come oggi qualcuno vorrebbe far pensare. La Chiesa ci ha avuto una montagna di santi, di martiri, di gente che ha sofferto per amore di Gesù, quelli dell'inferno, che testimonia, insomma, la forza grande d'animo dinanzi a tormenti inauditi che non può venire semplicemente da motivazioni umane, no? Certo che anche il mondo laico c'ha i suoi eroi, ma insomma quello che hanno passato alcuni martiri, se uno si informa, insomma, è veramente impressionante, no? Nessuno ci ha avuto tanti nemici quanto la Chiesa, e la Chiesa sta ancora in piedi.
Quindi il buon San Pietro, che oggi concludiamo questa meditazione pregando anche per il Santo Padre, ci ricorda che siamo su fondamenti solidi, solidi e più che ragionevoli. Quindi la vita del discepolo di Gesù non è quella di una banderuola o di una persona che vive inquieta, impaurita, dubbiosa, confusa, ecco. Non certo perché tutte le cose intorno a noi vanno bene, ma perché Dio è fedele alle sue promesse. Dio non inganna, non mente, non può ingannare, e tutto quello che ho promesso sarà sicuramente, forse anche di più, ovviamente del bene, di quello che ha promesso. Mai dobbiamo dubitare né della sua fedeltà né del suo amore. Siamo dato, adorato e ringraziato ogni momento. Santissimo e divinissimo sacramento.